bentornati all'applicazione del giorno Block Wi-Fi, un'applicazione molto interessante che ci permette di riconoscere dispositivi intrusi, diciamo Wi-Fi, che non sono conosciuti, ma sconosciuti, e ci dà appunto la possibilità poi con un manager di poter bloccare tutte queste intrusioni di Wi-Fi che non conosciamo, per avere sempre un Wi-Fi, diciamo, delle linee pulite, conosciute, alle quali ci possiamo collegare senza avere, diciamo, quelle rotture di scatole di Wi-Fi sconosciuti, Wi-Fi che tentano il collegamento, eccetera, eccetera, così mantenendo più lineare le nostre linee Wi-Fi. Così parte l'applicazione, vedete, si chiama Block Wi-Fi DF, quindi blocco il Wi-Fi ladro, perché DF in inglese è ladro, quindi diciamo intruso in questo caso, ovviamente, quindi blocca le intrusioni Wi-Fi. E come potete vedere, qua ci sono tre linee conosciute, qua ce n'è un'altra che non ha, ovviamente la riconosce come, diciamo, linea intrusa. Se andiamo a vedere, esce tutto, tutto quello che riguarda, insomma, l'IP, l'indirizzo MAC del dispositivo, così, diciamo, per lui intruso, e possiamo così bloccare questo eventuale dispositivo. Quelli conosciuti li possiamo lasciare tranquillamente nei dispositivi conosciuti. Si può gestire anche il router, ovviamente, quindi si può andare, vedete, a collegarsi alla DSL. Io ho una DSL e quindi ha già riconosciuto il mio router, quindi ci dà anche la possibilità di usare, molto comoda, la gestione router senza andare con il link direttamente dentro con l'IP, ma si può, la riconosce già lui direttamente con la gestione del router. Poi c'è la cronologia di scansioni, che ci fa appunto una cronologia di tutte le scansioni che abbiamo cercato, la ricerca, quindi possiamo fare una ricerca di tutto quello che sono. Poi adesso sono uscite delle cose di YouTube, forse questa era una ricerca per quanto riguarda, questa è la ricerca per quanto riguarda i migliori video che ci sono su YouTube per le intrusioni Wi-Fi, insomma, sì, dedicati a questa applicazione. Quindi ovviamente con ricerca ci sono tutti i sample dei video di come è stata poi utilizzata l'applicazione al meglio. Mi piace, ovviamente, per poter likeare, poi le classiche impostazioni, possiamo attivare o no le notifiche, il widget, perché c'è anche un widget che ci permette ovviamente di tenere sempre sulla home la nostra block DF, e poi vabbè, i soliti votaci con 5 stelle, privacy, tutto. Quindi abbastanza semplice il funzionamento. Abbastanza completo, ma soprattutto utile, perché ci permette appunto di entrare subito in contatto con tutte le linee, diciamo, Wi-Fi conosciute, bloccare le sconosciute e soprattutto anche gestire il router. Quindi è un'applicazione semplice, ma che funziona bene, e appunto ci permette di tenere sempre il Wi-Fi pulito. Per 4K Tech era tutto, da Paolo Guala, alle prossime, ciao e grazie come sempre.